Il sacrificio di Marco Pittoni non è stato vano e lo si scopre andando nelle varie città dell'agro nocerino sarnese che di volta in volta lo ricordano, anche soltanto attraverso l'intitolazione di una strada, come è avvenuto quest'oggi a Castel San Giorgio per volontà dell'amministrazione comunale, di due carabinieri che ricordavano e ricordano tuttora l'esempio di Pittoni. Insomma, una giornata campale davvero importante qui a Castel San Giorgio, che però è anche di gioia, di festa, non solo l'intitolazione di questa strada qui nella frazione Lanzara, ma anche un momento di musica, ripetiamo, di gioia, proprio nell'esempio e per ricordare l'esempio di Pittoni con il concerto della fanfara del 10° Battaglione Carabinieri Campana nello stupendo scenario di Torello, la frazione Torello, nell'anfiteatro Santa Barbara. Ma sentiamo adesso le interviste con il sindaco Franco Longanella di Castel San Giorgio e con il comandante provinciale dei Carabinieri Parrulli. È un momento di grande orgoglio per noi. Abbiamo accolto questa proposta fatta da due marciali, da due militari, e la facciamo subito nostra con grande entusiasmo, perché questi sono momenti in cui si ricordano persone che sono di esempio per tanti, specialmente per i giovani, per tutti noi, ma specialmente per le giovani generazioni, perché questi valori che sono racchiusi in questo sacrificio, in questo giovane 37enne, sono eccessi. Usare la propria vita e per evitare di mettere a rischio quelle degli altri. È proprio così, è un sacrificio che non è stato vano, un sacrificio estremo, quello di Pittoni, che ci stimola ogni volta, scuota le nostre coscienze ogni volta quando ricordiamo Marco Pittoni. È un sacrificio che consente a noi tutti i giorni di andare avanti con più forza, con più energia, proprio con il suo esempio. Ma innanzitutto il tenente Marco Pittoni era un ottimo ufficiale dei Carabinieri, che ha avuto una bellissima esperienza professionale, aveva fatto un bel salto di qualità passando da sottufficiale a ufficiale, comandante di una tenenza dei Carabinieri molto impegnata nell'agro nocerino sarnese. Ma non era soltanto un grande ufficiale, era anche un grande uomo, un grande ragazzo. Un ragazzo pieno di vita, un ragazzo che aveva voglia di cambiare, ecco, di cambiare, di cercare di essere interprete intelligente di una realtà molto complessa come quella di Pagani e voler dare un contributo serio. Ecco, era un grande uomo soprattutto.